Si è tenuto nella sala consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nuova il primo dei tre convegni sul tema Napoli dall'Ottocento ad oggi, programmati nell'ambito di Illuminiamo i monumenti dentro e fuori, la rassegna messa in campo dalla città metropolitana di Napoli per valorizzare il patrimonio architettonico della città ed in particolare dell'ente. Occhi puntati quindi sullo splendido chiostro e sulla sala consiliare, dove esperti e studiosi si sono alternati per analizzare quello che era il periodo oggetto di questo primo incontro, ovvero gli anni che vanno dal primo dopoguerra fino ai 70. E quindi l'urbanistica del ventennio fascista, che ha visto la nascita di edifici quali il Palazzo delle Poste, la Questura, la sede della stessa città metropolitana, di tutte le strutture che gravitano intorno a quella che oggi è Piazza Matteotti, e poi ancora il quartiere fieristico della Mostra d'Oltremare. Si è proseguito poi con l'esame del secondo dopoguerra, anni in cui si è avuta la costruzione di 600.000 vani nell'arco di 20 anni, a fronte di un aumento di 300.000 abitanti della popolazione. C'era un pregresso deficit di abitazioni e nonostante questa colata di cemento sulla città, questo rapporto è rimasto ancora deficitario alla fine di questo periodo delle mani sulla città. Sono anni nei quali si determina la Napoli contemporanea, perché le condizioni della ricostruzione imponevano delle scelte diverse, a partire per esempio dalla delocalizzazione delle due grandi aree industriali ad Oriente e Occidente. Il convegno è servito sia a volgere uno sguardo al passato, ma soprattutto ha costituito l'occasione per cercare di capire che cosa bisogna oggi fare per recuperare condizioni urbanistiche di maggiore vivibilità e sviluppo. Qualificare l'esistente, non c'è spazio fisico reale per sviluppo, non è il caso di pensare a nuove intraprese edilizie, si tratta di rimettere le mani alla testa sulla città, come ho scritto in più occasioni, dando un valore positivo e propositivo a questa espressione le mani sulla città. Bisogna pensare oggi in termini di dimensione metropolitana, è un pensiero che urbanisticamente è stato affinato negli ultimi decenni dalla cultura urbanistica, ma in concreto non ha mai trovato un momento di applicazione perché non esistevano gli strumenti giuridici per poterlo fare. Quindi ho timore che in sostanza questa legge trovi da un lato sia la politica che la classe professionale impreparata a gestire la gestione di questa dimensione nuova con la quale abbiamo a che fare. Abbiamo sempre pensato che Napoli finiva a Portici da un lato e a Pozzuoli dall'altro, oggi invece finisce a Massalubrenze da un lato e nella provincia di Latina dall'altra parte, e questo ci impone, diciamo, una revisione completa dei modi di affrontare il problema. Immagino che bisognerà risolvere una serie di problemi. Napoli Est, il porto, Bagnoli, e sono problemi che naturalmente attendono una soluzione che si spera sia organica, cioè nel quadro di una visione complessiva della città, una visione complessiva della città per la quale ci aiuta in concreto, cioè direi proprio per le esigenze quotidiane dei cittadini, la realizzazione della metropolitana.